Dal 19 luglio di quest'anno finalmente la Camera dei Deputati è plastic free. Significa che alla Camera non possono essere più vendute bottigliette di acqua di plastica, ci sono spillatori che afferiscono alla rete idrica o possono essere vendute solo bottigliette di vetro. Non possono essere più distribuiti all'interno della Camera dei Deputati contenitori monouso di plastica. E un altro dato davvero fondamentale è che la Camera dei Deputati ha raggiunto il 98% di raccolta differenziata e quindi un'istituzione che dà e deve dare un grande esempio poi può chiedere anche ai cittadini di attuare la raccolta differenziata ai massimi livelli. Plastic Free nasce da una sfida che ha lanciato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, una sfida che io ho voluto recepire sin da subito e quindi mesi di lavoro, e ringrazio per questo il Collegio dei Questori, siamo arrivati finalmente alla delibera che ha reso la Camera libera dalla plastica, ovvero Plastic Free. Tutto ciò che noi facciamo ha un effetto sul nostro ecosistema, un effetto sul nostro ambiente. Pensiamo alle immagini terribili degli animali, tanti intrappolati nelle plastiche, in tutto ciò che noi produciamo, magari a finire nel mare, poi vediamo l'immagine di una tartaruga che deve essere liberata, magari è soffocata dalla plastica. E noi questo non lo vogliamo più. Qualsiasi dato, qualsiasi scienziato noi oggi consultiamo ci avvertono che nei nostri oceani la plastica è presente, soprattutto in microplastiche, il che significa che entra a pieno titolo nella catena alimentare. Questo è un grandissimo problema per quello che immaginiamo possa creare. E non è a caso che proprio a settembre il G7 a cui parteciperò si svilupperà sul tema della plastica negli oceani. E quindi che cosa possono fare le istituzioni per cercare di invertire totalmente la rotta? Non c'è dubbio che noi dobbiamo incentivare tutto ciò che è ecosostenibile, riciclabile, riutilizzabile. Dobbiamo imparare a progettare in un altro modo, non abbiamo più bisogno di un terzo, di un secondo imballaggio che creano esclusivamente rifiuti. Il rifiuto è un effetto, è un difetto di progettazione e quindi a monte bisogna progettare le cose in un altro modo. La battaglia contro la plastica è una battaglia fondamentale perché è una vera e propria sfida ambientale. Noi oggi come Italia e come Europa dobbiamo fare dei grandi piani energetici nazionali, il che significa riuscire a investire risorse e tecnologia nelle energie prodotte da fonti rinnovabili e invece disincentivare anche con tassazione l'uso delle fonti fossili. Perché questo? Perché è una battaglia epocale che riguarda tutti noi, riguarda il nostro mondo, e allora più riusciamo ad andare verso un'energia pulita, rinnovabile, che sia amica dell'ambiente, e più riusciamo ad avere un mondo più sano, in salute, e soprattutto riusciamo a combattere i cambiamenti climatici. E il cambiamento climatico non è una favola come qualcuno ogni tanto tenta di raccontarci, ma è un problema serio, e proprio vedendolo dallo spazio ci rendiamo conto di come i nostri ghiacciai si stanno sciogliendo, e questo crea un innalzamento dei mari nel futuro che crea problemi enormi e devastanti ai nostri territori, anche a partire proprio dall'Europa e dall'Italia. Gli strumenti oggi per combattere anche il cambiamento climatico li abbiamo tutti. L'Italia, come moltissime nazioni nel mondo, hanno aderito all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che prevede alcuni punti e tantissimi punti ambientali. Ed oggi alla Camera dei Deputati possiamo fare un percorso attraverso cui
quando si approva una legge si comprende se quella legge si avvicina agli obiettivi 2030 e anche prima della sua approvazione nel percorso per comprendere se si va nella giusta direzione. Questo secondo me è un punto anche di informazione e contenutistico a cui i parlamentari possono attingere per lavorare all'agenda 2030, visto che l'Italia ha aderito ed è molto importante farlo a pieno titolo.